Nelle angiosperme, il polline o granulo pollinico è il prodotto delle antere, mentre nelle gimnosperme è il prodotto dei coni maschili. La funzione principale del polline è il trasporto del gamete maschile verso l'ovulo femminile, tramite il processo dell'impollinazione e della fecondazione. In pratica, lo scopo di tutto questo processo è di permettere al materiale genetico maschile, ovvero il DNA, di incontrare e fondersi con il materiale genetico femminile, per creare una nuova pianta con una nuova combinazione genetica. Bisogna aver chiaro che di per sé il polline non è il gamete maschile, ma solo il suo contenitore. Infatti, i granuli di polline hanno una parete estremamente resistente e stabile, che protegge i gameti maschili durante il loro viaggio. Il polline si presenta con forme diverse, sferiche, ovoidali, ricurve, poliedriche, e il colore può variare dal giallo al rosso al bruno fino al bianco, azzurro e verde. L'impollinazione viene detta anemogama quando il polline è trasportato dal vento, mentre viene detta idrogama se è trasportato dall'acqua, come nel caso della pioggia o delle piante acquatiche. C'è poi l'impollinazione zoogama. In questo caso, diversi tipi di animali si nutrono delle sostanze zuccherine messe a disposizione dei fiori e, involontariamente, trasportano il polline di cui si ricoprono, da un fiore all'altro. Sebbene l'ape sia l'insetto impollinatore più noto, esiste una gran varietà di animali impollinatori, ed in particolare alcune specie di uccelli, come il colibrì. Ed anche i pappagalli. Poi ci sono diversi mammiferi, come i pipistrelli, che si nutrono di piante i cui fiori si schiudono solo durante la notte. Sono impollinatori anche alcuni primati notturni del Madagascar ed anche alcuni marsupiali australiani. L'impollinazione può essere effettuata anche da alcuni piccoli rettili, come lucertole e gechi. Dopo che il polline, tramite l'impollinazione, ha raggiunto la parte femminile del fiore, comincia il processo della fecondazione. Quando il polline, infatti, arriva sullo stigma del fiore, aderisce alla sua superficie vischiosa e comincia la germinazione. Durante questo processo, il granulo pollinico produce un lungo tubo sottile che attraversa tutto lo stilo fino a raggiungere l'ovario ed infine l'ovulo. Su uno stesso stigma, diversi granuli pollinici germineranno e cominceranno a sviluppare il tubetto pollinico. Ma di questi, solo uno riuscirà a farsi strada lungo lo stilo e a raggiungere l'ovulo. Dentro questo tubo viaggerà il DNA dei gameti maschili, che verrà infine rilasciato in prossimità dell'ovulo, dove i due gameti, maschile e femminile, si fonderanno per creare una nuova cellula, detta zigote, che si dividerà e originerà un embrione. Questo sarà contenuto e protetto dal seme, a sua volta contenuto e protetto dal frutto.